Ragazze, persone, come state? Io sono Eli Gabriel, in arte sono Fairyboy e benvenuti o bentornati sul mio canale. Come sempre, come state? Spero tutto bene. Oggi ho intenzione di fare un video un po' particolare, ovvero un rispondo agli insulti, oppure rispondo ai commenti degli haters, come dice il titolo, ma non sono proprio haters, semplicemente sono dei commenti abbastanza stupidi che mi sono arrivati, però alcuni fanno ridere, immagino che rideremmo, però ho scritto commenti degli haters perché fa più figo. No, comunque, alcuni di questi sono commenti anche risalenti a 2 anni fa, che ormai non ci sono più, tra l'altro, sotto il video perché ho tipo, dato che arrivano troppi insulti, ho letteralmente disabilitato i commenti. Però comunque, sì, alcuni li ho screenati perché mi facevano molto ridere. Altri sono un pochino più, tra virgolette, seri, ma comunque, allora, se sto facendo questo video è perché magari 2 anni fa ci rimasi comunque male quando mi scrissero certe cose, adesso invece ci rido su perché veramente alla scemenza umana non c'è mai limite, però comunque è anche un modo per far capire all'utenza. Voi scrivete qualcosa di brutto a una persona, ovviamente quella persona può restarci male, in alcuni casi può anche portare a gesti tragici e poi dopo far finire le persone che hanno commentato condannate per istigazione al suicidio. Ecco, solo che questa gente ovviamente non riflette e poi dopo, in alcuni casi le denunce arrivano e poi lì sì, tipo ci restano male perché sono stati denunciati perché hanno insultato. Quindi, non voglio dilungarmi troppo, vi dirò solo che per evitare che la gente vada a insultare a sua volta queste persone, praticamente io censurerò quelli che sono i nomi, perché comunque anche se i commenti sono pubblici, a parte uno, anche se i commenti sono pubblici, comunque, e quindi non potrebbero denunciarmi, comunque non mi va che poi la gente magari vada a insultarli. Non rispondiamo tipo agli insulti con altri insulti, no, non rispondiamo all'odio con altro odio, va bene? Niente, detto questo, partiamo col video. Mi sono salvati tipo nella galleria, quindi non c'è proprio un ordine cronologico, però questo mi è stato scritto un paio di mesi fa. Io già da un po' avevo in mente di fare questo video, quindi ogni qualvolta che magari, che ne so, mi arriva un commento del genere, in pratica tipo me lo segnavo perché questo potrebbe farmi comodo un giorno. Vabbè, comunque è una conversazione e io scrivo sotto un post in cui veniva denunciata una violenza, adesso non mi ricordo di preciso. Praticamente io ho risposto con "sono incazzato, che schifo", e un tizio sotto mi chiede "sei maschio o femmina?" E già qua non ho capito che cosa c'entrasse. Io, perché ti interessa? Boh, perché te non sai se sei maschio o femmina? E io poi rispondo con "invece lo so, che te l'ho detto che non lo so". E lui allora, tutto incavolato, mi risponde con "allora rispondi, non state a girare intorno, porco! Se uno non può, cioè uno non può fare una domanda che viene asfaltato. Assaltato da gay trans o quel cazzo che siete, cane, che merda". Cioè, veramente, io vorrei sapere chi lo ha attaccato, perché io non l'ho attaccato finora. Io non l'ho attaccato, letteralmente. Io ti dico, cioè, tu prima mi dici che non so se sono maschio o femmina. No, lo so che cosa sono. Solo che tipo, magari non c'ho voglia di dirtelo, che cosa ti serve questa informazione? E poi ti incazzi pure se non te lo dico. E poi io gli rispondo allora con "qua ad attaccare sei stato tu", e poi vabbè, coglione, non, e non io. Io non sono tenuto a risponderti, giustamente, perché comunque
E poi dopo lui se ne esce con un romanticissimo scusamelo gay, che in realtà voleva tipo dirmi succhiamelo gay, e io gli rispondo con oh sì daddy, come vuoi, però questo ti renderà gay. Sto già morendo da questa conversazione, però andiamo avanti. Dove spiego che cosa significa intersezionalità, arriva un tizio che mi scrive: grande, mai sentito dire così tante cagate in 6 minuti, ti devo fare i complimenti. Beh, perché sicuramente Giancosino 88 saprà sicuramente meglio di me che cos'è l'intersezionalità. Lo saprà meglio di me, che ovviamente per mesi mi sono informato che facendo parte di minoranze discriminate, quindi perché sono disabile, sono queer, sono trans, sono mezzo del sud, quindi sicuramente non lo so che cos'è l'intersezionalità, non la vivo sulla mia pelle, non vivo la discriminazione sulla mia pelle, non so cos'è la lotta intersezionale, ma guarda, non è un problema. Giancosino 88 può tranquillamente venire qui al mio posto e spiegare lui che cos'è l'intersezionalità, dato che lo sa così bene. Poi arriva un tizio così a caso e mi scrive una cosa veramente che io mi emoziono ancora oggi. Italian fuck! Dio mio! Italian fuck! Ma poi così a caso, boh! E poi dopo, tipo, io ho solo questo messaggio, però poi lui ha continuato con, tipo, dicendomi in inglese, rispondermi, e poi ancora fuck, 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 tra l'altro scritto con un inglese molto, molto bello, e poi dopo, vabbè, l'ho bloccato, però quel Italian fuck mi ha fatto sorridere. Post... tipo, anche qua non mi ricordo il contesto. Ah sì, ora me lo ricordo. Praticamente si diceva che tipo alle ragazze e ai ragazzi piacessero le persone stronze, non quelle là tipo gentili, dolci. E io in realtà tipo, io ho risposto con... veramente a me in realtà piacciono i ragazzi e le ragazze gentili, dolci, non stronze. E uno mi ha scritto con... mi ha risposto con questo commento, dove ovviamente mi dà del frocio. Giustamente, giustamente. Poi dopo, io come reagisco a questi commenti? Io tutte le volte che a me dicono che sono un frocio, non so mai se rimanerci male o se essere felice. Perché da un lato mi stanno insultando, però dall'altro stanno usando i pronomi giusti. Quindi non lo so se essere felice o triste per questo, dai. Cioè, almeno una cosa giusta la stanno facendo, ovvero azzeccare i miei pronomi. Incredibile. Poi, adesso arriviamo agli insulti di ormai 2 anni fa che mi fanno sorridere tantissimo. Allora, questo era sotto il video in cui a cui ormai ho disabilitato i commenti, dove... mostro un disegno che avevo fatto per la mia ormai ex ragazza, e praticamente una sfilza di commenti con G che ci dice basta con LGBT, mamma mia, poi E che mi dice io la vorrei una ragazza, non ragazzo, ok, e chi te lo sta impedendo di preciso. Poi uno che in pratica nel suo nome diceva di odiare i gacha, che mi fa capire che c'ha tipo 10 anni. Io, unico uomo Chad Sigma in questa chat che non è LGBT. Poi sempre la stessa persona che odia i gacha mi dice scusate, ma se sono l'unica povera anima miserabile eterosessuale qui e cristiana a cui è capitato questo video, non è colpa mia. Commento dopo, sempre fatto dalla stessa persona che ho di gaccia, mi dice emo di 10 anni pure lesbica. Allora, se ne fosse una cosa giusta che ha azzeccato in questa frase. Allora, ho 10 anni? No, al tempo ne avevo 16, adesso ne ho 18. Poi, lesbica.
No, sono bi. E poi comunque sono un ragazzo trans, quindi non potrei comunque essere lesbica. Emo. No, non sono emo. Non sono emo. E poi dopo, anche se fossi stato di 10 anni lesbica e emo, vorrei sapere che cosa ci sarebbe stato di male in questo. Però vabbè. In pratica questa persona poi dopo mi fa ridere che si definisce povera anima cristiana eterosessuale. Cioè, hai sparato a merda fino a poco fa e adesso fai pure la vittima. Ma scusa. Poi dopo vorrei... Cioè, una cosa che potrebbero fare, a cui è capitato questo video, quello che puoi fare è bloccare, scorrere, non commentare con frasi brutte, omofobe. Invece no, è talmente semplice. Cioè, io se vedo un video che non mi piace proprio, semplicemente scorro. A meno che non vengano fatte le cose gravi, che ovviamente c'è bisogno di far ragionare la persona, ma... tipo negli altri casi scorro semplicemente se non mi piace un video. Perché sei lesbica, che questa è una domanda, non è un insulto, è una domanda. Però a parte che, come ho detto prima, non sono lesbica. E seconda cosa, cioè che non è proprio una domanda a cui si può rispondere, perché semplicemente con l'orientamento sessuale che hai ci nasci, anche con l'identità di genere che hai ci nasci. E non è che ci puoi fare più di tanto. Puoi accettarti, quello che faccio io, oppure vivere reprimendoti, che non fa bene. Infatti io ci sono passato, soprattutto per quanto riguarda l'identità di genere, e vi giuro, non fa bene. Quindi sì, diciamo che puoi fare solo queste due cose. Questo non era un insulto, però vorrei sapere perché, che cosa serve questa domanda. Cioè, non c'è una risposta. Sarebbe come se io ti chiedessi perché sei etero. Non so questo sotto che contesto era, ma tipo probabilmente c'entrava con come cazzo si chiama, con la sensibilità uditiva, la sensibilità sensoriale. Sì, c'entra con quello, ma non mi ricordo sotto che posto, in che contesto. Però uno mi ha scritto: allora dove sta il problema? Ti compri le cuffie e stai in santa pace e non disturbi il resto della società, inutile Pinocchio. Non mi dice: tu sei nata donna e sei ancora una donna, non serve fingere di essere uomo e tagliare i capelli. A parte che chi cazzo finge? Secondo, ormai mi sono stufato di ripeterlo, genere e sesso sono due cose diverse, quindi io non sono mai nato o stato donna, perché il mio sesso è femminile. Però se sesso e genere sono due cose diverse, cioè io non sono mai stata una donna, al massimo sono una femmina, e perché è quello il mio sesso di nascita, ma il mio genere è maschile, e quindi no, non sto fingendo di essere uomo, semplicemente sono un ragazzo trans. Fine. Qua è un'altra serie di risposte, di botta e risposta, perché praticamente... sotto un video si tipo diceva: non è divertente dire acustico come tipo insulto per le persone autistiche, e io ho detto: la persona autistica mi fa incazzare perché da una vita mi insultano con queste parole. E praticamente, vabbè, qualcuno mi risponde con un cuoricino di sostegno, uno mi risponde con cry about it. Vorrei sapere cry about it cosa, vorrei sapere su che cosa io dovrei, vabbè. Poi dopo un tizio mi scrive tipo con godo, e io gli rispondo anche con un... Adesso non ce l'ho il messaggio, ma era tipo un... di cosa godi? Di essere un coglione che gode delle sofferenze altrui? Incredibile. E lui mi risponde tra l'altro sì. E poi vabbè, io gli dico che è un poveraccio. Ma di questo purtroppo non ho lo screen. Però comunque, se doveste beccare magari un giorno quel video su Instagram, in teoria lo trovereste. Anche perché non è un video mio, è un video di un'altra persona. Poi dopo un altro mi dice: pigliate un'armatura sorella, la vita è dura. Ok, però non sono tua sorella, cazzo. E niente. Poi dopo un altro tizio invece mi risponde: a me invece non frega un cazzo, vedi?
due autistici completamente diversi. La gente continuerà a farlo perché ci sono persone come me. Ok, ma il fatto che a te non dia fastidio essere chiamato acustico, che ti diano del ritardato, che ti insultino perché sei autistico e te ne freghi, non significa che le altre persone non lo facciano. Cioè, non vuol dire che le altre persone siano come te, che te ne freghi. Quindi, bellissima perla. Una bellissima perla che sarà quella che concluderà questo video. Ti prego, accettati per ciò che sei. Non puoi cambiare il tuo corpo e non puoi diventare qualcosa che non sei tu. Sono maledettamente sicuro che una persona come te potrà essere forte e superare ciò per cui non ha colpa. Ciò che avresti potuto essere non limiterà mai ciò che sei. Discorso molto motivazionale. Il fatto è che tipo mi sa tanto di TERF cristiana cattolica, anche se qua usa il maschile, quindi sarà un uomo, cioè non credo sia una TERF, però vabbè. E letteralmente completamente così a caso, boh, a me fa ridere, però comunque veramente certe persone non ci credo che siano in questo mondo, però vabbè. E niente, con quest'ultima perla direi che il video di oggi si è concluso. Votate nei commenti quale secondo voi è la perla più divertente, più bella. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!